Al grande fratello VIP comincia ad alzarsi un certo polverone su Amedeo Goria, specie dopo che Aynette Stevens e Francesca Cipriani hanno scambiato quattro chiacchiere con l'ex pupa, che ha parlato direttamente di una persona che allunga le mani. Ma le sue parole saranno riferite davvero al celebre giornalista? Oppure c'è stato tutto un misunderstanding da parte dei telespettatori? Leggi anche: Maria Teresa Ruta umilia Amedeo Goria, le parole taglienti sul conto dell'ex marito. Andiamo con ordine. Al grande fratello VIP, Aynette Stevens e Amedeo Goria condividono un letto matrimoniale, proprio accanto a quello di Francesca Cipriani. L'ex pupa ha notato qualcosa di strano, tanto da arrivare a dire: mentre i due erano a letto accanto a lei, c'è la metropolitana qui sotto. Giuro, io sento tremare il letto. Un elemento alquanto inquietante, se non fosse che durante il daytime, poi, la stessa Francesca Cipriani ha guardato Aynette, chiedendole esplicitamente delle informazioni su Amedeo Goria, ma la notte allunga le mani. Allunga le mani. Ti allunga le mani. L'ex gatta nera del mercante in fiera non ha risposto, ma ha fatto un movimento con gli occhi e poi si è alzata e se n'è andata. Una risposta intuitiva? Un no comment? Il gesto è stato interpretato in tanti modi. Quel che è certo è che sul web in tanti hanno cominciato subito a prendere di mira Amedeo Goria e il presunto gesto di cui viene accusato, chiedendone a gran voce la squalifica. Come andrà a finire questa storia? Di certo, ora che Francesca Cipriani ha cominciato ad indagare, qualcosa si muoverà. Fotocredits, per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset.